La commissione del premio letterario Vallombrosa ha scelto i tre autori finalisti per l'edizione 2021 e sono Giuseppe Catozzella con E tu splendi, Federico Pace con Controvento e Il coraggio di vivere di Simone Olianti. Il premio Vallombrosa è promosso dal Rotary Club Firenze Val di Sieve. I tre finalisti sono stati scelti da una rosa di 11, tutti testi promossi da librerie indipendenti. Il tema del concorso di quest'anno era l'altrove e la ricerca della felicità. Ho voluto presentare l'iniziativa perché poi porta alla vittoria di autorevoli scrittori che ritroviamo nelle librerie d'Italia durante tutto l'anno, proprio per chi corrisponde questo messaggio del Rotary alla volontà della Regione Toscana di valorizzare i luoghi più prestigiosi della nostra Toscana diffusa, e Vallombrosa è sicuramente uno di questi. Il premio letterario ritorna dopo un anno di stop. Purtroppo l'anno scorso, date le condizioni sanitarie del nostro paese, abbiamo dovuto sospendere l'edizione del 2020 e la riprendiamo quest'anno in formato, se vogliamo, un po' ridotto, perché soltanto parte in presenza e parte sarà via web online. Non si terrà a Vallombrosa. È la prima volta che succede dal 1999, quando è stato istituito questo premio letterario, e si terrà a Villa Olmi sabato tra la mattina e il pomeriggio, poi c'è la cerimonia. Il premio dal 1999 ha l'obiettivo di promuovere il territorio di Vallombrosa.